trasferimento del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine nella nuova sede di Casa Cavazzini ha portato sicuramente a un incremento dell'attenzione da parte e della popolazione udinese e dei turisti che soprattutto durante l'estate o nei periodi vicini alle feste frequentano e visitano la città, anche perché la posizione periferica implicava difficoltà a raggiungere la sede. Molte persone, soprattutto quelli che venivano da fuori, rinunciavano una volta che avevano visitato il centro cittadino, il castello che si trova al sommo del colle. Oggi invece possiamo contare su un notevole incremento dei visitatori. Stiamo sforzandoci, proprio perché ci chiamiamo Museo di Arte Moderna e Contemporanea, di aprire quanto più possibile al contemporaneo. Ora, nella programmazione ovviamente cerchiamo di tenere ben presenti i due elementi, la modernità e la contemporaneità. E per modernità intendo prendere in considerazione soprattutto quei fenomeni, quei movimenti artistici che ormai possono considerarsi storicizzati. Però stiamo facendo anche un lavoro che cerchiamo di incrementare quanto più possibile sulla contemporaneità, sugli artisti emergenti del territorio, ma non solo, e su quelli già affermati invece, che magari posseggono un curriculum tale di esposizioni, di contatti, di esperienza che giustifica la loro presenza in ambito museale e che naturalmente può servire a far conoscere e ad amplificare quindi i traguardi già raggiunti a livello nazionale e ci auguriamo anche internazionale.